Ehi, Domenico. Ma lascialo dormire, perché lo vuoi svegliare? E sai com'è? Oh, signore. Beh, allora diglielo tu, che faccia le cose per bene. Ma sì, ma non è mica più un bambino, lo saprà bene anche lui. Cosa c'è dentro, il prosciutto? Sì. Un'occasione così non le capita mica tutti i giorni. Ad ogni modo, fagliele tu le raccomandazioni. Senti, fammi un piacere. Se hai un minuto di tempo, passa dentro allo spaccio, che sono rimasta senza olio. E che olio? Il solito, quello nelle lattine. Va bene, ciao. Ciao. Muoviti che devi ancora finire i compiti. Dai. Sì, adesso. Mattina è la solita storia. Con tutto il tempo che ci avete di giorno, vi riducete sempre all'ultimo momento. Il tuo padre non vi si è approvato ancora. Un giorno o l'altro si rifiuta di dare una mano di bianco. Dove sono i miei libri? Li avrei lasciati di là in cucina, no? Ma guarda che voglio di studiare che gambe. Sanno anche dove mette in giù i suoi libri. Chi ti ha dato di prendere la mia cinghia? Eh? Però li metti a posto. Con me a fare il dritto non lo attacca. E non alza troppo le spalle. Hai capito? Cosa c'è ancora? Per la cinghia. Gliel'ho data io la cinghia, cosa brontoli a fare? Non sei mica più un bambino, no? Che cosa te ne fai adesso della cinghia? Che momenti vai a lavorare? Roba dell'altro mondo. Non fanno altro che bisticciare, come cani e gatti. Pare manca fra te. E la busta? Santo cielo, ma se fai così anche l'esame siamo a posto. Guarda che tuo padre si è raccomandato ancora. Quanta gente nelle tue condizioni si bacerebbero i gomiti. Che se riesci ad andare dentro lì c'hai un posto sicuro per tutta la vita. Mi raccomando. Il fazzoletto ce l'hai? Sì. I soldi ti bastano? Ma non lo so. Buongiorno, Shuraida. Buongiorno. Come non lo so? Ma se ti ho dato 1000 lire? Sì, va bene, ma devo andare anche a mangiare, no? Ma diavolo, ma cosa vuoi spendere per mangiare? Non vai mica in latteria? Ma non lo so. Ma come non lo so? Sei sempre andato in latteria, no? Ma guarda quanti storie. Sto, prendi! Non fa niente! Franco, vieni qui! Dalli a tuo fratello e di che mi porti il resto questa sera!
Ma non fare lo stupido. Che c'è? Dice sempre così e poi più sentimentale degli altri. Ma tu sei in classe mia? Sì. Che forello, eh. A me mi mandano sempre a scuola dai preti. Barbisa. Buongiorno, signor ingegnere. Buongiorno, signor. Desidera? Sono venuto per... Quarto piano, ufficio personale. Per la cosa degli esami? Sì, quarto piano, ufficio personale. Grazie. Scusi, potrebbe indicarmi per favore dove si trova l'ufficio delle opere assistenziali? Cosa? L'ufficio dove Danny Frank ha la povera gente, ecco. Te ne sente bene le valente anch'io. Appena sono andata dentro e si mette su capo. Sto stupido. E ti? Manca dervi bocca. Lo la sa parlare e poi godi. Che senta? Mi sarò un fatto di rinascere. Ma lui è un gran bel vilano. E poi mi sono mica obbligato a fare la serva lui. E me servissi. E no quelle da in giro a tutti i panini a lui per fare la merendina. La capì? E lui se la di? La nanca fiadà. Te fa benone. Proprio non le siamo di disturbo, ripasseremo ancora da lei. Non si figuri, signora. Appena finito l'esame mi faccia sapere qualcosa. Senz'altro, sarà mia premura. E mi scusi tanto se mi sono permesso. Ma si immagini, se potrò essere utile, volentieri. Grazie, ingegnere. Di nuovo, signora. Allora, arrivederla, ingegnere. A più tardi. Arrivederla. Ignazio, saluta l'ingegnere. Ciao, caro, ciao. Grazie. Sentito l'ingegnere. Quello lì lo prendono di sicuro, è un raccomandato. Non vuol mica dire, quello che conta è l'esame. Se non passi l'esame, non ti prendono. È vero che quello che conta di più è l'esame psicotecnico. Questo non lo so. Io l'ho già fatto una volta l'esame psicotecnico per il militare. Signori, buongiorno. Buongiorno. Sono un incaricato della società e vi seguirò in questa serie di esami.
anche se, come sapete, lo scopo di queste prove è soprattutto quello di avere un'idea più precisa delle specifiche qualità di ognuno di voi. Esame psicotecnico. Comunque, non dovete preoccuparvi, sono prove semplicissime che supererete senza nessuna difficoltà. Ora, chiedo scusa, ma devo controllare sull'elenco i vostri nomi. Poi il fattorino vi consegnerà i fogli degli esami. Bernasconi Giuseppe. Presente. Bonfanti Attilio. Presente. Cantoni Domenico. Presente. Cappelli Guido. Presente. Cavallaro Elisabetta. Presente. Colombo Carlo. Colombo Carlo non c'è? Guacci Corrado. Presente. Lanzoni Ignazio. Presente. Il figliuolo. Doccascio Attilio. Presente. Masetti Antonia. Presente. Monguzzi Arte. Arteme. Con la M, hanno sbagliato anche sulla lettera. Correggiamo subito. Noseda Filippo. Presente. Poletti Luciana. Presente. Ponzoni Ernesto. Qui. Che roba è? Gli esami. Esami? Esami di cosa? Esami per andare a lavorare. Per andare a lavorare. Oh, questo è bello. Su, 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 avanti, avanti, accomodatevi pure. Anche laggiù in fondo, e sparpagliatevi per bene che di posto ce n'è in abbondanza. Chi vuole può anche togliersi il cappotto. I banchi troverete fogli e matite. I fogli sono timbrati e non si possono sostituire. Anche se sbagliate, correggete pure senza paura. Problema. Da un rotolo di filo di rame lungo metri 520, metri 520, ne vengono tagliati i tre quarti. Dalla rimanenza ne vengono tagliati ancora i quattro quinti. Quanti centimetri di filo di rame sono rimasti? È tutto. Tempo un'ora. Cominciate pure.
Signori, il tempo è scaduto. Consegnate pure il vostro lavoro. Mi passi il foglio, per favore. Lei. Grazie. Anche lei. Non importa, guardi, lasci stare. Consegni pure così com'è. Pasta in bianco, pasta al sugo. Vengo subito con l'acqua minerale, solo un momento. Buongiorno, lei deve mangiare. Prego, si accomodi in cucina. Servi quel signore, per favore. Ecco l'acqua minerale. Si accomodi, vengo subito. Un appaiar dei ferri senza pepe. Riso al burro, pasta al burro, zuppa di verdura? Pasta al burro. Bistecca, formaggio, uova al tegame? Uova al tegame. Acqua minerale, aranciata, chinotto, Coca-Cola? Sì, bene. No, è del signore. Passa una giornata. Ah. Per poter la vecchia madre, tracce di sangue sulle scale. Tenta di uccidere la moglie inseguendola per i campi brandendo una scure. Temperature in leggera diminuzione, nevicate sull'arco alpino, nebbie. Una domanda. Ciao. 350. Sono anch'io uno dell'esame. Grazie. Ah, lei cosa ha preso? Minestra, fatto asciutto. Buongiorno. Ho detto bisogna tornare per le 3. Sì, però non anche detto che sarebbe meglio arrivare un quarto d'ora prima. Ah, sì. Vieni a fare in Milano anche tu? No, perché? Visto che mangiare in batteria. Sono a casa da sola, mia madre va a lavorare. Ah. Non si mangia mica male con la batteria? No. Sai cosa c'è? Senti. Non senti mica niente? No. Un odore di fritto. Forse perché avevi mangiato in cucina. No, proprio la latteria. Ne vuoi un po'? Poco, però. Una goccia sul dito e sente questa qui. Perché la metti lì? Così va su per il naso. Va là, impiastro. Ecco, adesso sembra una signorina. Quanto ti è risultato il problema? 24. Anche a me. Non era difficile, però. Ma che, neanche un po'. Hai visto quello vicino alla finestra? Quello con l'impermeabile? Poveretto. Magari non si ricordava più l'equivalenza. Eh già. Era sposato, hai visto? Portava la fede al dito. Ma tu cosa hai fatto? Il commerciale? No, le medie. Sai, volevo studiare lingue, ma poi mi sono stufata. Sei con me, tanto una donna prima o poi si sposa e buonanotte. Bello. A me piacciono questi qui con tanti bottoni, cinturini. A me piace tutta la roba sportiva.
riesco ad andare a lavorare, mi compro anch'io una motocicletta, in società con mio padre. Lui adesso ha un motorino, se la prendiamo in società però prendiamo una 150. Ma sei capace di guidare? Sì, sul motorino di mio padre ci sono già stato diverse volte. Sì, ma motorino è motorino, è una 150. Magari uno di quei motorini a pedali. Cosa credi che ci daranno gli stipendi? Ma non lo so. Tu cosa vorresti prendere? Per me, se si potesse. Cosa c'entra se si potesse? Allora se si potesse un milione. A me, se mi danno 35.000 lire al mese, sono contenta. Tante per il mio impiego. Mio padre dice che in queste grandi aziende gli stipendi non sono un granché, però sono posti sicuri per tutta la vita. Senti che odore di caffè. Beviamo un caffè. Dai. Il caffè. Paghi tu? Sì, sì. Grazie. Grazie signore. Grazie signore. Signore. Spostiamoci, sono qua. C'è una confusione. Cosa c'è? Mi ha dato il cucchiaino. Aspetta, dai, passiamo col mio. Com'è? Buono. Un po' amaro. Tu chi dei qua vedi cosa fanno e stiamo in Italia, scappano, despano, rompono. Fanno chi di sfenderare, di capire il proprio e chi crede che si metta da lì perché si metta un semplice. Oi, vecchio momento, dai! Devo, che ci vuol dove messo a passare? Salute, eh! Thank you.
indo, indi, ma vedi no che l'erba lì e le chi la strada? Siamo in ritardo. E allora bisognava me prima, peducuni. Mani alzate sopra la testa. Braccia tese, dita aperte, roteare le mani come per imitare il movimento dello svitamento di una lampadina. Imitare il movimento dello svitamento di una lampadina. Avanti, così, così. Basta. Basta. Braccia in avanti all'altezza del mento. Braccia in avanti all'altezza del mento. Palmi su, palmi giù. 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 Aspetti che glielo dica io. Palmi su, palmi giù. Su, giù, su, giù. Sempre con le mani all'altezza del mento. Flettere sulle ginocchia in piegamento. Flettere sulle ginocchia in piegamento. Via. Le signorine possono girarsi verso il muro. Giù. Basta, va bene. Basta. Adesso tutti da questa parte nell'angolo della stanza. Su. Avanti il primo soggetto. No, lei venga con me. No, no, con la faccia verso la parete. Adesso lei ripeterà ad alta voce tutto quello che le dirà il dottore. Ho capito. 17. Biciclette. 52. Non ho capito. S'accomodi. Alle domande che le verranno fatte, lei dovrà rispondere solamente sì o no, nient'altro. Ha capito? Ti dispiace di mangiare fuori di casa tua? Ti dispiace di mangiare fuori di casa tua? No. L'avvenire ti si presenta senza speranze? No. Sei spesso tormentato da intensi pruriti? No. Hai bagnato il letto fra gli 8 e i 14 anni? Hai avuto qualche volta delle noie serie e hai perduto il tuo lavoro per motivo di ubriachezza? No. Provi repulsione per l'altro sesso? No. Ti capita spesso di bere per dimenticare i tuoi dispiaceri? Qualche volta. Non qualche volta, sì o no? No. Ciao. Mi hai aspettato? Era presto. A te com'è andata? Bene. Anche a me. A te chi ti ha interrogato? Quello col camice lungo. Sai, quello che faceva i piegamenti. Ah. Perché ridi? A me hanno fatto certe strane domande. Taci, anche a me. Se l'esame è andato bene, credi che ci prenderanno? Se la cosa ti chiamavano a fare. Che tram prendi tu? Io vado a piedi, sono solo due fermate, fino alla stazione nord. Allora ti accompagno, tanto è presto. Fa una cica? Sì. Ma non viene giù niente? Bisogna mettere dentro i franchi. Ce li ho messi. E allora sei vecchia le rota. Ti avrei bisogno già la vetrina per una cica. Ma guarda che crapa. Intanto ti hanno fregato 10 lire. Ma tu dove abiti proprio? Meda. Tu come ti chiami? Cantone. Ma no, di nome. Domenico. Un po' antico come nome. E tu? Cosa? Come ti chiami? Magali. Magali. Ma che nome è? Nome francese. Perché? Tu sei francese? No. Ma
cominciato a chiamarmi così un ragazzo, uno che sta nella mia via. Non gli piaceva il mio nome e allora ho cominciato a chiamarmi Magali. Adesso mi chiamano tutti così. Ma il tuo vero nome qual è? Antonietta. Anche Antonietta non è brutto come nome. No. Anch'io sul certificato di nascita ho due nomi, però mi chiamano solo Domenico. L'altro com'è? Magari è più carino. Mi pare Trieste. Trieste? Ma che nome è? Ma deve essere quando hanno fatto Trieste italiana. Però va papà. No, non è questo il mio tram. Io vado verso San Siro. Però se tu devi andare, non fare complimenti. No, no, tanto io il treno ogni mezz'ora. Sai una cosa? Domenico come nome ti si addice. Perché? Perché sei un po' antico anche tu come il tuo nome. Adesso però devo andare. Ciao. Ciao. Casomai ci si rivede. Se ci prendono a lavorare. Speriamo. Ciao. Ciao. Allora come è andata? Bene. Bene come? Bene. Insomma, che tu sei qui, cosa? Abbiamo fatto tema, problema, e nel pomeriggio abbiamo fatto l'esame psicotecnico. E questo che cosa ne dice, signora? Sì, ecco, questo io credo qui che è un attento un po' meno sì, sportevole. Faccio vedere però lì, sì, sì.
Quello lì con i cinturini? Beh, quello lì va sulle 25-26 mila lire, sai, un capo fine costa di più, le capisci? Proprio perché deve andare a lavorare. Mi faccia vedere qualche cos'altro. Ecco quello lì, per esempio, sì. Sì, ecco, proprio quello lì. Piove ancora? Non lo so. Ma c'è nuvolo o sereno? Nuvolo. Domenico. Spegni la luce, dormi, che ora? Sì, adesso. E muoviti, sennò domattina ci vogliono le trombe per svegliarti. Ho detto che l'impermeabile non lo metti. Ma non vedi che a momenti viene fuori il sole? E tira giù quel bavero del paletò lì, che con tutta la brillantina che ti sei messa in testa, me lo sporchi tutto. Ciao, Michele. Ciao. No, solo per quarto. Pancetta? Sì, sì, pancetta. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Sei
detto anche tu. Eh sì, hai visto. Giorno. Buongiorno. Permesso. Oh, scusi. Prego, prego. Buongiorno. Ciao. Senti. Ciao. 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 Buongiorno. Buongiorno. Hai visto? Sono tutti quelli che c'erano all'esame. Sì. Però non siamo in molti. No. Chissà gli altri. No. Forse non li avrà neanche presi. Non so. Noi però siamo stati fortunati. Altro che. Duraschi e Ponzoni ci sono? Ponzoni sono io. Venga, e Duraschi non c'è? Sono qua, scusate. Con la faccenda della metropolitana il tram ha fatto tardi. Sai? Beh, per fortuna non ha ancora il cartellino, altrimenti avrebbe timbrato rosso. Da domani però prendi il tram prima, s'accomodi. Senz'altro. Un momento di pazienza, sono subito anche da voi. Cappelli, Cavallaro, Cantoni. Io. Ciao. Beh, poi ci vediamo. Ciao. Andiamo fuori? Sì, lei va ad un reparto esterno, alla direzione tecnica. Stava tra me, va? Che fero di pe, se sta mei. Sartori? Dica, signorina. Faccia accomodare. Comodi, prego.
Non so se glielo hanno già detto l'ufficio del personale, ma qui per ora non abbiamo bisogno di impiegati. Per la verità, io avevo chiesto un fattorino. Ad ogni modo, prima o poi si troverà una sistemazione anche per lei. Che scuole ha fatto? I tre corsi. Volevo fare per geometra, ma siccome ho un altro fratellino che studia anche lui, allora abbiamo deciso che io... Avanti. E hai intenzione di andare avanti a studiare oppure... Magari alle scuole serali. Basta averne voglia e si può fare tutto. Sì, sì. Senta, per ora ci sarebbe un posto come fattorino d'anticamera se vuole. Piuttosto che restare a casa a fare niente. Così può cominciare ad ambientarsi, conoscere il reparto, prendere un po' di pratica. Avanti. Sì? Scusi, signor ingegnere, la giustifica del mio ritardo. È già il terzo, se non sbaglio. E siamo solamente i primi del mese. Oramai i suoi figlioli sono cresciuti, no? Non sono più dei bambini. Sarebbe ora che si arrangiassero un po' che da soli. Senta, lo presenti lei a Sartori e gli dica di spiegargli un po' il lavoro, di fargli fare qualche cosa, insomma. Va bene. Vada pure con la signorina. E mi raccomando, faccia giudizio. Sì, sì. Andiamo. Comodi. Sì. Questa qui me l'ha mandata il ragioniere da Selvino. Tutti anni lui va lì a far campagna. E lascia che suoni. Quando sono stufi di suonare, la piantano. Qui deve sapere, c'è una brutta abitudine, l'urgenza. Hanno tutti premura.
Ne si hanno premura invece di star lì tutto il giorno seduti, che vadano fuori a prendere un po' d'aria fresca. E ci fa bene alla salute. Eh? Ingegnere, ha visto cosa è successo? Cosa? Si è bruciata la lampadina. Ancora? Bruciano un po' la svelta queste lampadine. Io non ci faccio niente, sa. Non ci guardo neanche. Io sono lì che lavoro e tac, saltano per conto loro. Ragioniere, vuol dare un'occhiata qui, per favore? In data di oggi? Sì, sì, in data di oggi. Martina per una sigaretta. Per me quello lì è un trombetta. Mm? Un ruffiano. Uno che non guarda mai in faccia la gente. Por diavolo che vedno. Dateci dentro lì a consumare la luce. Dalla paga mica lui. Ma cosa ci avrà da scrivere quello lì tutte le sere? Lei sa il signore. Ma cosa scrive? Boh, scriverà un romanzo, se vuoi che ti dica. Un altro punto oscuro.
Perché non ricordò subito il suo viaggio con l'amico? Poco le basette, né? Poco. Anch'io, sa, cosa vuole? Io non lo prendo per via del cuore. Il mio marito al mattino ci mette un po' di cacao o un po' di omaltina. Mi spiace, non ne ho proprio. Don Luigi, oggi c'è stata Cauno. Dice che è un'amica del povero zio. E dice che il povero signor notaio teneva tutta la raccolta della domenica del Corriere. Chi se sa voleva comprare, a buon prezzo, si capisce. Come voi sapete, qui al casello possono cantare solo quelli che hanno voce. E a proposito di voce, ho il piacere di presentarvi questa sera uno che di voce ne ha da vendere, il nostro simpaticissimo Carletto, che ci canterà il suo pezzo forte, il suo cavallo di battaglia. Prego, maestro. Ciao, Carletto. Ciao. Bravo Carletto, che la pensa, è che ha quasi 60 anni e canta ancora i puritani. Dopo te canti tanto a te, Ma vale via l'orgo. Fuori la tromba intrepido, io pugnerò da morte, che bella è portare la morte, in casa la tua mamma. Soccomodi. Venga, venga, signora regina. Sono 4 letti e mezzo. Grazie. E quanto costa? Solito, 120 al letto. Ma lasci stare, signora. No, se no, ci mancherebbe altro. Domani, no, ma no, non aspetti mica un momento che guardo qui nel portafoglio in stanza. Se avessi io dei figli così, a quest'ora gli avrei già spaccato la testa. Ringrazi il cielo perché lei non ne ha, se no farebbe così come tutti gli altri, lo stesso preciso. E anche peggio. Peggio. È già suonata. Suonerà adesso, manco un minuto. Oh, allora è meglio che mi incammini, se no dopo trovo tutta la bara onda e... Arrivederci. Arrivederci, tre soldi. Buon appetito. Grazie, altrettanto. Ma... No, non mi capissi, no. Sono 3 mesi che è in pensione e le sai perché. Si siede di là, con Pisolo, mi aspetta l'ora della campana.
Ma non sa il signore cosa viene qua a fare. Pensare che quando mi lasciano a casa a me, non mi vedono più neanche pitturato sul muro qua dentro. Ma chi è questo bel ragazzino? È un nuovo impiegato, è arrivato questa mattina. Ah, bravo, faccia il bravo che si troverà contento. Qui è come una famiglia, sa. Arrivederci. Buongiorno, ragioniere. Che brava persona. Sì, sì. Ad ogni modo, per non sapere né leggere né scrivere, è meglio stare abbottonati. A questo mondo bisogna sempre fidarsi di tutti, meno di quelli che hanno due buchi nel naso. A mangiare senza denti. Reta roba diventa vecchi, caro lui. Aspetta qualcuno? Una mia amica. Ma quella si chiama? Non lo so. Reparto? No, non saprei. Ma, insomma, il dono lavora in sede o fuori? In sede, credo. Secondo turno. Quelli della sede al secondo turno. L'Invem e l'Urbenien. Capito? Telchi. E allora? La Troada? Niente? Va. Visto? Che acqua? E lui che la no, l'ombrello. Andiamo, te l'accompagno io. Non avrai mica vergogna perché son vegge. Dem, tacches, canivelle. Orgo Champin, hai tutta l'aria di un generale. Sartori, ecco. E lei? Cantoni. Cantoni. Cantoni, tenga. Stamattina mia moglie mi ha dato un bel bacione. Ormai me lo dà solo una volta al mese. Già non l'ho pagata.
quella Peppa, è arrivata la SS. Allora posso andare? Va, va, per l'amor di un Dio, sotto mi hai festaggiato il fiore. Dottori! E allora sta lettera della stiva? Ma che lettera? Ma che non mica deve lettermi? Andiamo alla fiera? Ma perché? Andiamo alla fiera. Ma piove, c'è tutto chiuso. Andiamo in microscalo. Non ci vuole biliardi. Dai. No, andiamo alla fiera, andiamo alla fiera. Alla fiera che è deciso, bello, dai, corri. Posto della direzione tecnica. Sarì, sarì, poi vengo e penserà. Chi si capisce più, no, no, posto che vengo, posto che va, sono che per me, non più mi girasse. Ciao. Ciao. Ma dove sei andato a finire? Mi hanno mandato a un reparto fuori alla direzione tecnica. Ah, come stai? Bene. Così vestito quasi non ti riconoscevo più. Sai, per il momento non abbiamo bisogno di impiegati, però mi hanno assicurato che in seguito, se c'è un posto libero, sai, più entrare poi. Ah, io sono qui all'ufficio dattilografe. Sì, lo so. Ma perché non ti sei fatto più vedere? Alla sera esco un quarto d'ora dopo e alla mensa vado al primo turno. Perché non vieni a ballare? Al Carale l'ultimo dell'anno fanno una festa. Io non so ancora se mia madre mi lascia, però credo di sì. Tanto siamo tutti fra amici, compagni d'ufficio. Magari sarebbe bello. La mia signorina. Adesso vado. Sai, mi sai che farmi vedere parlare in corridoio. Arrivederci. Ah, tanti auguri di buon Natale. Io vado giù da Angelo a vedere la televisione. Torno su subito, che nell'educazione stare in casa della gente dopo una certa ora. Radio Sera. Di nuovo. Gli auguri del Presidente del Consiglio alla Camera. A Genova, pranzo per 10.000. Restituiscono il bottino, ladri melanconici. Capodanno sì. Come non mai, ha detto alla radio il sindaco di New York, dando il via a festeggiamenti che si protrarranno per 2 giorni. Von Braun risponde a un articolo della Pravda. Fa 300 chilometri a cavallo, ma non trova nessuno a casa. Tutto il mondo ha
attende la mezzanotte. Nelle grandi città e nei piccoli centri fervono i preparativi per salutare il vecchio anno che se ne va e accogliere il nuovo che sta nascendo. Si intrecciano auguri e brindisi. Toi, non tornare a casa troppo tardi, mi raccomando. Avremo finalmente la pace che gli accordi internazionali ci fanno da tempo sperare. I festeggiamenti si preannunciano al di fuori dell'ordinario in Versilia, anche per questa stagione. Alla sua età non andavo mica fuori di casa la sera, neanche l'ultimo dell'anno. Ma non va mica in nessun posto, va là dopo lavoro, lì al CRAL. Sì, quante storie. Intanto se n'è andato. Hanno sempre ragione loro, con le sue chiacchiere se la cavano e buonanotte a secchio. Buonasera a lei. Prego, si accomodi. Dai un biglietto al signore. Prego. Ecco un bel cotillon. Ma no, scusa, questo qui è da donna. Oh, ma che no, sia, no, dagli da uomo, ecco, così va bene. Ecco la bottiglia. Ecco una bella tromba, che soffia ad etere, eh? Dagli subito una bottiglia, signore. Ecco la bottiglia. Ogni persona che entra ha diritto ad essere accompagnato da una dama o se è solo da una bottiglia di vino. Lei è solo o accompagnato? Lui che l'ha la signorina. Allora, ecco la bottiglia di vino. La tenga, tanti auguri. Auguri, prego, è buon divertimento, auguri. Prego. Auguri. Aspetta qui. Che il venia qui. Che il venia qui un po' in compagnia. Se fa.
facile per lui. La bottiglia. Oh, no. Andiamo una casa. Che il bagno è chitto, c'è fa la mia borsetta, che sei comoda. Buona sera. Sei un po' con noi, se facevano vale del parlo, ti ami. E mica vero. Eh già. Signori, ho notato che qui non balla neanche una coppia. Siamo qui per divertirci, signori. Questa qui è una nottata che noi non dobbiamo dimenticare, salvo che per invitare tutti quanti. Abbiamo perciò pensato di farvi una bella improvvisata. Tu di che parla? Di Meda. Di che ne parla? La direzione tecnica. Ho messo in officina. Avvocato del Garda. Scusi, permette? Prego. Annuime la mica data perché siamo già in due. Se vuole posso aprirla. L'hotel stasera, poi fine d'anno. Signor, che verrà succedere? Ma sì, famiglia una volta, anche una pisciata. Sì, oui. Ma tale, l'ultimo dell'anno, alla salute. Salute. Permettono? La mia signora. Piacere, Romualdo. Felicissimo, infatti. Piacere. Piacere, signora. Allora, signori e signori, permettete una piccola esibizione. Abbiamo scritturato per voi un grande artista cantante. Cantante comico. Solo cantante, diciamo, il quale canterà per voi una canzonetta. Le critiche, non passano. Ti seguo. Ale è una magia. Vi canterò la triste storia della famiglia Tumori. Oggi di notte, ma attenzione, ad esvecanti una triste canzone. Una canzone che la fanno stornare tra sbisciatore del Mediterraneo. Ho i miei parenti in di gran mobile, ma mangiato il ritimobile. La comincia la mia zia, la ma mangia la batteria. Qui te resta, mi piace. Lasciami in inglese per caccia e via, come mangia la carrozzeria. O che il canibel d'un Batista, ma mangia l'autista. In compagnia del suo fratello, mi dettaglia anche la giacca del bello. La mia sorella con un sinusai, stanno mangiando il tuo impanale. Quella... E i miei contenenti, ma mangia anche il vampadino. Cari messuri, fermo attenzione, a vedere la spiegazione. La mia automobile, perdone sto formato, è la fava del circolato. Allora, signori e signori, riprendono le danze. Oh, finalmente. Però... Mette questo valzer, signorina. Oh,
attenzione, durante questo ballo ci sarà una nuvoletta che passerà così, lentamente. È il momento di approfittare. Però ricordatevi, bisogna saperne approfittare. Perché se vi fate beccare, sicuramente farete una brutta figura. Perciò, fidanzati, mariti, generi affini, in piedi, tocca a voi. Signora Benetti, prego. Quello che roba l'è? Stesso, se non è capace guido io. Personale, società, anche questo è della società, personale, cos'è?
capitolo 19. Oh, direi personale. Una piuma. Personale. Prego, sia comodi pure. Voi, ma avete visto? Ma che è la roba di mazza? Arriva un pivello qualunque, te lo mettono subito davanti. E queste sono le solite ingiustizie del ragioniere, sì. Ah, mamma, io vado da lui, sai, caro mio, ma sono 20 anni che sono qui con questa vacca di lampadina davanti che ne può di più deve far sta vita a me, Del resto cari anche a me. Tu che ti un corno, ma dici tu che a me, è la mia fila questa, vedi, ma te scherzi tu, no, guarda, io non lo ho più, porca miseria, e poi neanche, guarda, vado da lui e che dici che ce l'hai letto. Ecco così. Scusa, ragioniere. Dica. Volevo dire, per via di quel posto qui, della scrivania, io sono 20 anni che sono là in fondo con quella lampadina che rischio di rimetterci la vista. Non è mica giusto. Vedo di fare le cose per bene. Scusi, vede, è questione d'anzianità. Per via della scrivania, lei dovrebbe spostarsi dietro. Non le dispiace, sì, vero? Lei capisce. Grazie.